Discussione di 3 minuti, quindi fatto un inizio totale. Cominciamo con la prima domanda. La progressiva carenza di risorse strutturali nelle politiche sociali richiede alle amministrazioni un confronto non solo sui progetti, ma soprattutto sulle impostazioni culturali di base. Se lei sarà eletto sindaco di Foggia, quali saranno i principi ispiratori della sua azione? Devo ripetere, non ho sentito bene la prima parte. La progressiva carenza di risorse strutturali nelle politiche sociali richiede all'amministrazione un confronto non solo sui progetti ma soprattutto sulle impostazioni culturali di base. Perfetto, certo. Ma innanzitutto grazie per questo invito. Io mi sento un po' a casa perché io sono 10 anni che presiedo una realtà associativa che si chiama Associazione per la Qualità della Vita, quindi provengo dal mondo dell'associazionismo impegnato che a Foggia è assolutamente attivo e presente. Quindi questo a dimostrazione del fatto che la nostra città è tutt'altro che rassegnata, è molto viva. C'è probabilmente, ecco, da prendere esempio molte volte anche per noi che facciamo politica dal mondo dell'associazionismo. Le politiche sociali sono senz'altro fondamentali, soprattutto in una città come quella di Foggia, che verte in una situazione di crisi assolutamente importante, forse la più grave dal dopoguerra ad oggi. L'impostazione che io darei, oltre al discorso solito, perché è inutile nasconderci dietro al dito, le risorse finanziarie sono assolutamente risicate, la debitoria che ha la nostra amministrazione comunale è assolutamente spaventosa, però ecco, non devono assolutamente mancare le idee. Quindi vi deve essere un continuo e costante rapporto che veda da un canto l'amministrazione comunale, quindi in questo caso l'assessorato ai servizi sociali, e tutte le realtà associative presenti sul territorio. Le associazioni che, dobbiamo dirlo, in questi anni hanno svolto spesso e volentieri anche un ruolo di sussidiarietà rispetto alle istituzioni, cioè hanno colmato dei vuoti, hanno colmato dei silenzi assordanti che le istituzioni locali hanno dato su tantissimi temi. Noi abbiamo proposto, come lista Miranda Sindaco, l'obbligo, la necessità, anche per quanto riguarda per esempio il discorso della diversa abilità, del censimento dei diversamente abili, perché quando i disabili, ecco, terminano magari il loro ciclo scolastico, vengono probabilmente spesso e volentieri abbandonati all'interno delle proprie abitazioni, e molte volte, se non ci fossero delle associazioni che precipuamente si occupano di questo tema, l'istituzione non sarebbe neanche in grado di capire laddove deve intervenire. Quindi un censimento che sarebbe organizzato in collaborazione con i medici di base, che dovranno fornire tutte le indicazioni in questo senso, naturalmente potrà agevolare e di molto il rapporto culturale, quindi l'impostazione che ci deve essere in questo senso tra l'amministrazione comunale e l'humus associativo che è presente, che poi rappresenta la collettività, perché è vero che le risorse mancano, ma non mancano le idee. Allora io mi dico e mi chiedo, se i genitori di figli disabili riescono a togliere i propri figli o anche i figli dei loro cari amici dalla noia e dalla nebbia della loro abitazione, e quindi riescono a farlo, perché mai non dovrebbe il comune interagire costantemente e dare quel minimo che può per aumentare ancora i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, ci sono tantissime realtà che svolgono, che svolgono un ruolo davvero ammirevole. Sicuramente partiamo da una situazione rispetto a quelle che sono le criticità nel campo delle politiche sociali che sono state avanzate di perplessità. Sicuramente non partiamo dall'anno zero, bisognerà fare però di più e meglio, anche per riuscire a invertire una logica di approccio ai temi di inclusione sociale più in generale. Abbiamo la necessità di passare da un welfare che è stato fino ad oggi distributivo, nel senso che io ti do ma non chiedo nulla in cambio in termini di impegno, ad un welfare generativo, e cioè io ti do a condizione che tu ti impegni per fare qualcosa. E rispetto alla ricchezza
nella nostra città, nel terzo settore, delle azioni, delle associazioni di volontariato. Significa questo mettere in rete il comune con i privati, con le cooperative e soprattutto col mondo delle associazioni. Di recente è stata promulgata una legge regionale che favorisce la creazione di cooperative di comunità, cioè il comune insieme con cooperative e associazioni. Abbiamo da affrontare una serie di problematiche specifiche che a oggi per le condizioni non solo della nostra città ma in generale di tutto quanto il paese ci sono e sono evidenti marginalità che hanno la necessità di interventi strutturali concreti. Ecco, una proposta è proprio quella di creare almeno tre cooperative di comunità che mettano in contatto i soggetti che materialmente si prendono cura dei bisogni, delle marginalità, di tutta una serie di problematiche che nella nostra città sono evidenti. Dobbiamo in sintesi, e questo lo faccio come passaggio per dire di quanto sia sentita e di come è importante agire sul tema delle politiche sociali. L'altro giorno, l'altra notte meglio, ho incontrato i fratelli della stazione e gli avvocati di strada. Uno di questi barboni, che poi era Antonio Barbone, il famoso consigliere comunale, mi ha fatto una domanda: se diventerà sindaco di questa città, quale sarà la prima cosa che farà? Io, preso di sorpresa, non ho saputo dare una risposta anche rispetto a tutti i problemi che ci sono. Lui mi ha detto, ridia civiltà a questa città. Sì. Ecco, io penso che prima di partire con delle politiche di sostegno, noi dovremmo garantire le prime necessità a tutti i cittadini, in modo che non ci sia un discorso di emergenzialità nella pratica che si va a fare. È pur vero che oggi viviamo in un contesto in cui si festeggiano le tante associazioni di volontariato. Effettivamente tra Foggia e provincia ci sono centinaia e centinaia di queste realtà che appunto hanno supplito spesso la mancanza di interventi da parte del comune. Ma gli strumenti che il comune può adottare, ecco, quello di una politica di welfare dove la persona è al centro dell'attenzione, la persona e tra le persone ci sono tre soggetti che io penso siano i più importanti: gli anziani, i bambini e i diversamente abili. È assurdo, ma di fatto noi viviamo in una città dove anche le barriere architettoniche non sono state abbattute fisicamente, e lo vediamo addirittura anche negli interventi di edilizia nuova, quando l'accesso agli edifici presenta fisicamente o dei marciapiedi o delle rampe di accesso che ricordano il 15-20% e non il 5% che bisognerebbe fare. Quindi unire l'azione del comune con la collaborazione del volontariato, che è sicuramente un supporto molto importante, però ecco, il comune deve anche saper valorizzare le figure che ha al suo interno e utilizzare in maniera più opportuna anche i fondi che lui arrivano. E questo è un riferimento che io faccio ai piani sociali di zona. Cioè, noi usciamo poi da un'esperienza in cui la società sociale ha avuto tantissime risorse, però ecco, alla domanda di come sono stati spesi queste risorse dall'assessore uscente non abbiamo avuto risposta. Ecco, vorremmo nel nostro intento aprire un pochettino di più e capire meglio i meccanismi di attribuzione anche di queste risorse a chi è capace di fare servizio alla persona, perché io sono convinto che a Foggia e anche in provincia di Foggia ci sono tantissime realtà che fanno bene l'azione di volontariato, a cui bisogna anche ispirarsi nell'azione della pratica amministrativa. Grazie.
giusto un appunto, visto come è fatta la sala, il vocino rimbomba molto, se possiamo fare silenzio mentre parlano i candidati, grazie. Allora, io sono cresciuto nel mondo dell'associazionismo, quindi so come è importante per la mia formazione, credo, sono diventato uomo attraverso l'impegno all'interno delle associazioni. Conosco bene il comparto ambientale, comunque ho militato e continuo a militare. La cosa che ho sempre vissuto da militante, ora mi trovo dall'altra parte a chiedere il voto, è sempre stato il fatto sostanzialmente che delle associazioni ci si ricordava esclusivamente nel momento del voto. Quando si arriva a votare, si arriva a chiamare i vari presidenti delle associazioni, si fa l'ascolto, si fanno tutti questi aspetti. In realtà quello che noi, credo, come associazione, ma insomma anche in questo caso come candidato sindaco, mi sento di dire è che la politica deve essere trasparente. Le associazioni hanno bisogno di essere ascoltate, abbiamo bisogno di chiarezza, di rapporti limpidi, cosa che nel passato questo non è avvenuto. Io mi ricordo, non importa che andavo a presentare dei progetti o andavo a esprimere delle perplessità, c'era sempre una logica di scambio, una logica di scambio che non va bene. Non si riesce a capire in che maniera certe associazioni possono avere dei canali preferenziali, altre no. Insomma, c'è bisogno di un coinvolgimento pieno, un coinvolgimento che rispetti la dignità di tutti. Perché il volontariato è un motore importante, è qualcosa che aiuta a crescere la città, aiuta a costruire le coscienze, e quindi è qualcosa che la politica deve aiutare senza chiedere nulla in cambio. Cioè, dobbiamo essere lì ad ascoltare, a costruire insieme, ma dando pari opportunità. Il concetto stesso di volontariato, di possibilità anche, non so, voglio dire, anche per il discorso delle sedi, no? È possibile che malgrado ci siano tante strutture, non sia mai stato fatto un percorso comune per creare situazioni di aggregazione per le associazioni. Il problema anche della penuria di fondi può essere in qualche maniera razionalizzato e vissuto in maniera più costruttiva se si accettasse un meccanismo anche di partecipazione più attiva, cioè attivare quelle benedette agende 21, dove comunque costruire un percorso partecipato partendo dalla base. Tutto questo è possibile, però chiaramente è necessario che la politica faccia un passo indietro, si presti ad ascoltare quello che viene dalle associazioni, costruisca un percorso e dei canali anche per arrivare meglio alla regione o all'Unione Europea per recuperare fondi e per utilizzarli al meglio, e verifichi semplicemente che le attività delle associazioni siano fatte in maniera trasparente e ottengano quei risultati di cui tutta la nostra collettività si troverebbe beneficio. Grazie per l'invito. Io non appartengo al mondo delle associazioni, ma appartengo al mondo delle parrocchie, perché sono nato nelle parrocchie di Foggia. Quindi, per quanto concerne la carenza delle risorse strutturali, bisogna sfatare un mito, perché ci si lamenta, invece noi abbiamo avuto 16 milioni di euro che sono stati elargiti nel piano sociale di zona. Queste risorse, cari amici, purtroppo non hanno avuto una vera finalità a sostegno delle famiglie e dei bisogni dei cittadini di Foggia. Sono stati spesi, anzi gettati al vento, con delle politiche dove l'assistenzialismo e il clientelismo ha fatto breccia. Quindi dobbiamo invertire questa azione, perché non si può ridurre 16 milioni di euro a una vera forma assistenzialistica dove il contributo economico e il pacco di pasta possa soddisfare queste politiche sociali. Io penso che bisogna invertire il termine e quindi non più una politica autoreferenziale che pensa di dettare i tempi, ma ritengo che
necessita oggi, attraverso questo meccanismo, una vera rivoluzione culturale, dove la parola partecipazione deve avere luogo all'interno del comune di Foggia. Partecipazione soprattutto chiedendo aiuto alle associazioni laiche e cattoliche, che lontano dai riflettori, lontano in silenzio, lontano dalle luci, hanno sopperito al vuoto dell'istituzione comune. Allora, a questo punto io faccio un appello di investire, di avere veramente una partecipazione diretta nella gestione del comune di Foggia per quanto concerne le politiche sociali, che ribadisco rappresentano 16 milioni di euro. E penso che voi rappresentate, non come ha detto qualcuno, guardando gente che detiene il potere economico e che molte volte confonde dicendo che rappresenta la Foggia bene. Io penso che le associazioni rappresentano veramente la Foggia bene, perché non hanno come principio il valore economico, ma hanno il valore della solidarietà, e quindi queste associazioni devono essere parte integrante della gestione delle politiche sociali al comune di Foggia. Grazie. Allora, io innanzitutto io formalizzerei quello che dovrebbe essere il metodo del rapporto tra l'ente locale e l'associazionismo, secondo un principio ispiratore che è quello della sussidiarietà. A mio avviso va valorizzato l'intervento del privato associato, che fa meglio del pubblico molte attività, e quindi l'amministrazione pubblica deve retrocedere, spesso lo fa perché è incapace di fare diversamente, valorizzando le esperienze che sul territorio esistono. Questa sussidiarietà va declinata in un miglior piano sociale di zona, come diceva qualcuno, un piano sociale di zona più attento alle esigenze di chi ha bisogno, più funzionale a quelle che sono, diciamo, anche i livelli organizzativi delle associazioni stesse. Dobbiamo anche fare una valutazione di ciò che è accaduto in questi anni. Noi abbiamo speso quasi 200 milioni di euro per la infrastrutturazione sociale a valere sulla programmazione del Fondo Sociale Europeo per la provincia di Foggia. A mio avviso questi soldi non hanno dato il risultato che invece avrebbero dovuto dare, e va immaginata una programmazione diversa, dove la infrastrutturazione materiale sia meno accentuata, sia più supportato ad esempio la prassi del coordinamento tra le associazioni, del mettere in rete i servizi comuni, della non duplicazione delle attività, quindi con una visione d'insieme provinciale e ovviamente comunale. La sfida che ci aspetta è importantissima, perché la programmazione 14-20, Smart Puglia 2020, costituisce un cambio di passo anche su come verranno allocate le risorse. Il Fondo Sociale sarà quello più dotato, e quindi dobbiamo essere anche all'altezza di una programmazione che sia in linea con le esigenze di un territorio che ha tante difficoltà e che spesso, ripeto, è stato lasciato a se stesso. Abbiamo anche un altro elemento, secondo me, da valorizzare, che è il rapporto tra welfare e sanità, e quindi anche un miglior coordinamento tramite il comune, che è anche nella figura del sindaco il presidio più importante in termini sanitari, per poter immaginare con le ASL e con gli ospedali una funzione ancora più di raccordo e ancora più di collaborazione, cosa che avviene sulla buona volontà di chi si sa proporre, sulla indulgenza di chi poi concede o finanziamenti o la possibilità di essere parte del sistema sanitario, ma non è istituzionalizzato in un rapporto concreto, reale, che poi debba garantire, non dico l'uguaglianza di tutte le associazioni, ma la possibilità di tutti di fare la propria parte per questo tessuto sociale, che poi in fondo si mantiene molto sul volontariato e sull'associazionismo.